generale i punti di forza di Veglio sono sicuramente, ma che poi rispecchiano secondo me molto i punti di forza del Biellese in generale, sono quelli dell'ubicazione proprio, nel senso che siamo immersi nel verde, siamo comunque in un territorio dove si può avere una qualità della vita di un certo livello, nel senso che si respira ancora un'aria buona, si vive in mezzo alla natura, si possono provare delle sensazioni che viceversa nella vita, nelle grandi città non ci sono, ma anche a livello di rapporti umani, nel senso che c'è molta più diciamo, convivenza fra le persone, ci si parla, ci si aiuta, ci sono ancora quei gesti che cent'anni fa erano normali, di scambiarsi i favori tra vicini di casa, qua fortunatamente succede ancora e quindi bene o male ci si conosce tutti, Veglio è anche una realtà piccola perché più o meno sono 500 abitanti, per cui ci si conosce abbastanza tutti. Quello secondo me è un grande punto di forza, ovviamente per contro c'è la difficoltà di raggiungere le nostre zone e i collegamenti con l'esterno che non sono forse i migliori al mondo, però dal mio punto di vista diciamo, la qualità della vita può compensare un po' queste problematiche. Beh, su che cosa cambierà nel Biellese? In realtà nel Biellese è già cambiato molto in questi ultimi decenni, soprattutto dal punto di vista del mondo del lavoro, e quello che forse preoccupa di più è che in questo momento soprattutto i biellesi anche stanno facendo fatica a gestire questo cambiamento, perché molto probabilmente andrebbe un po' più gestito rispetto che subito, perché poi la differenza è un po' questa qui, nel senso che dobbiamo cercare di essere un po' più propositivi, innovativi e trovare delle soluzioni a quella che è sostanzialmente questa crisi che in questo momento sta affliggendo soprattutto il biellese, che era dal punto di vista industriale e lavorativo molto concentrato e monotematico, per cui cercare un po' di allargare gli orizzonti e diversificare un po' puntando su più cose. Can I be a good man? Can I be true? In questi anni abbiamo lavorato molto su cercare di uno dei problemi di Veglio è quello dello spopolamento e dei giovani che emigrano verso altre realtà, anche solo, vabbè, per lo studio è abbastanza normale perché ovviamente non ci sono scuole in paese, quindi scuole superiori o università, però poi molto spesso fanno fatica a ritornare e quindi rimangono all'esterno. In base a questo abbiamo elaborato un progetto già qualche anno fa, che è partito nel 2011 e che poi si è concretizzato nel 2013. Abbiamo partecipato ad un bando della Convenzione delle Alpi e siamo riusciti a mettere in piedi un progetto di coworking e quindi a realizzare degli spazi pubblici. Siamo stati tra i primi a livello nazionale a fare questo tipo di progetto e di esperienza, e quindi abbiamo messo a disposizione di giovani e non solo, comunque di persone che abbiano una propria attività imprenditoriale o che vogliono aprire una propria partita IVA e quindi provare a mettersi in proprio, soprattutto appunto rivolto ai lavoratori autonomi, degli spazi attrezzati con delle scrivanie, con dei servizi ad uso comune, sale riunioni e tutto quanto serve per gestirsi una piccola, diciamo, impresa individuale. E questa è stata un'azione che dal nostro punto di vista è stata molto importante per cercare di mantenere le attività nel nostro paese, per cercare di aiutare i giovani anche a provarci, a mettersi in proprio, e quindi abbiamo cercato di stimolare un po' anche l'imprenditorialità giovanile. Ah, sì, allora il mio sogno per il biellese è quello di vedere un biellese che vive, che ritorna a vivere come in passato, soprattutto di vita propria, per cui l'immaginario che ho di un biellese futuro è quello di una forte sinergia, una creazione di rete con tutte le realtà che compongono, dalle amministrazioni pubbliche alle camere di commercio, l'unione industriale, quindi sia il tessuto sociale imprenditoriale che quello, diciamo, pubblico amministrativo,
che lavorino insieme per cercare di far ritornare il biellese, magari non quello che era 100 anni fa a livello industriale, ma che sappia, creando alternative e nuove opportunità di lavoro, vivere appunto di vita propria, come dicevamo. Non credo molto in un biellese dormitorio, perché come appunto. Anche se non abbiamo ancora i forti collegamenti, ma anche se ci fossero, difficilmente può essere il futuro quello di un territorio dove la gente viene semplicemente a dormire. Un territorio, per essere un bel territorio, deve essere vissuto.